Grazie davvero a tutte le tre liste che sostengono la candidatura, ma ci tengo a dire che sono al centro di questa coalizione solo perché sono la punta avanzata di un percorso collettivo, comunitario, di gruppo. Sento che non è un favore fatto a me questo sostenermi, questo è un impegno per la città. L'obiettivo che ci poniamo è quello di trasformare in meglio la nostra città. E allora la prima cosa che mi sento di dover dire è la parola grazie. Grazie a tutti voi, sia i 71 candidati che hanno dato la disponibilità a coinvolgersi, e non sempre è facile, e a volte magari uno ha difficoltà obiettive per cui ha dovuto rinunciare, 71 persone che si sono messe in gioco, ma anche tutte le persone che sono dietro le quinte. Per organizzare una festa come quella di oggi e di ieri c'è un gruppo di persone che lavora in cucina, che ha montato le tende, che affigge i manifesti, che distribuisce volantini, che da anni è per le strade di Paderno Dugnano. Tutte queste persone non sono sempre visibili, ma devono essere riconosciute, perché fare politica significa dedicare tempo, ore, passione, coinvolgimento. E quindi a tutti il grazie, e il grazie a tutti i cittadini che si stanno avvicinando, perché sentiamo che sta crescendo nei nostri confronti una simpatia, una curiosità. Ma chi sono questi? Ma chi è quello che ha il coraggio di indossare una maglia rosa? Abbiamo messo una promessa, una frase che dice un po' il nostro impegno anche autoironico. Io ci provo, perché l'obiettivo che ci poniamo è alto e lo possiamo raggiungere soltanto se c'è un lavoro comune. La seconda cosa che vorrei dire è che dobbiamo dire sì a tutte quelle richieste, indicazioni che sono emerse nella lettera di Luca Mercalli. Sì all'appello di Greta che sta muovendo l'Europa. Greta, una ragazzina a volte strapazzata da critiche insensate. L'Europa ha bisogno di riprendere in mano il proprio futuro e può farlo soltanto nella misura in cui si prende sul serio le tematiche che Greta ha portato all'attenzione di tutti. Ma diciamo sì anche ai migliori desideri di tutti noi. Dobbiamo fare in modo che questi possano diventare progetti per il bene della città, e correlativamente dobbiamo dire no a tutti i desideri bassi che anche nella politica si manifestano. Esistono dei desideri, degli interessi su un territorio a cui dobbiamo dire dei no in nome dei sì che desideriamo. Se vogliamo davvero una città verdissima, dobbiamo tenere a bada interessi precisi che vanno in direzioni diverse. La terza parola che voglio richiamare in questo momento, dopo aver detto grazie, dopo aver detto sì, è la parola adesso. Mancano 2 settimane al voto. Adesso è la parola che dice l'azione, ma è una parola che per me ha un significato di particolare risonanza. Adesso era il titolo di una rivista fondata da Don Primo Mazzolari, di cui ricordiamo i 60 anni della morte. Una figura da riscoprire, da conoscere sempre di più. Adesso significa che dobbiamo agire adesso, in questi 15 giorni dobbiamo far valere le nostre idee, i nostri programmi. Dobbiamo anche mostrare che dove i programmi sembrano assomigliarsi è necessaria un'opera anche di riconoscimento delle ambiguità. Se leggete i programmi sembra tante volte che diciamo tutti le stesse cose, ma in 5 anni non è vero che stiamo dicendo le stesse cose, perché ci sono delle situazioni che i cittadini devono conoscere. Chi costruisce palazzine in un parco non può parlare di consumo zero di suolo. Chi desidera la partecipazione deve dimostrarla nei fatti. In questi 5 anni questa voglia di partecipazione non c'è stata. Quindi chiedo a tutti voi di aiutarmi a mostrare
anche le contraddizioni, la comunicazione della campagna elettorale, a volte è un po' come la pubblicità. Siamo tutti noi chiamati a superare le logiche di marketing e promuovere invece i contenuti reali. Mostriamo allora di fronte alle proposte di tutti qual è la direzione che vogliamo seguire. Mostriamo anche che il re è nudo. 5 anni, anzi 10 anni di amministrazione del centrodestra devono essere oggetto di un ripensamento. Dobbiamo andare avanti cercando di trovare percorsi nuovi. E l'ultima parola, la parola che riassume tutte quelle che abbiamo detto fino ad ora, è la parola insieme. Insieme significa un metodo, soprattutto il metodo della partecipazione, il metodo che si basa sulla consapevolezza che l'idea migliore è quella che nasce da un consenso molto ampio. Intendiamo con le elezioni del 26 maggio riaprire le porte di questa città alla partecipazione nelle forme più ampie possibili. Abbiamo bisogno del parere di tutti, abbiamo bisogno di discutere anche se abbiamo idee diverse. Non ci fa paura il confronto, non faremo quello che è stato fatto negli ultimi anni, cioè prendere decisioni al chiuso delle stanze, chiusi nel palazzo. È importante che i 7 quartieri rivivano e ripartano anche in tutte le direzioni che sono poi dettagliate nel programma. Insieme ci mettiamo in cammino. Chiedo a tutti voi di aiutare questo messaggio che noi stiamo lanciando a raggiungere anche le persone che sono più lontane. Sono 15 giorni decisivi. Siamo in un momento in cui i cittadini affrontano la pausa, anche l'avvicinamento alle elezioni e stanno riflettendo. Io ho un'esperienza anche emozionante, diciamo, quando camminando per la strada noto che qualcuno mi guarda con uno sguardo insolito, non sa se salutarmi, magari mi riconosce perché nei manifesti l'immagine è proposta. Bene, bisogna in qualche modo far crescere questa voglia, questa voglia di riprendere proprio il coraggio anche di metterci in cammino. Grazie a tutti voi, viva Paderno Dugnano, costruiamo una città connessa, una città sicura, una città verdissima, una città innovativa, una città della partecipazione, una città che può essere per tutti noi un'occasione di vivere una fase nuova della nostra vita. Quando ogni 5 anni si vota, la città è come se decidesse il tratto che vuole fare. Grazie a tutti e continuiamo di qui al 26 maggio.